La musica e la scultura hanno da sempre rappresentato un'esperienza di grande importanza nella mia vita. E così ho voluto mettere insieme quelle che sono le dinamiche espressive della scultura con quelle che invece sono le armonie della musica e della melodia. Anche la nostra terra con un riferimento ai templi, infatti il taglio e la forma ricordano quella di un tempio, il tempio della consapevolezza che nella nostra madre terra c'è la chiave di tutto. Questo mio nuovo lavoro parte da una riflessione dettata dal bisogno di recuperare quel rapporto filiale che si nutre per la madre terra, che è la nostra vera casa e custodisce la vita. Quando mi trovo davanti a una pietra, provo sempre un grande senso di meraviglia e di riconoscenza nei confronti della natura. Perché la pietra è natura. E come diceva Michelangelo, dentro ad ogni pietra c'è una forma che l'artista estrae, come se tirasse fuori l'anima. La pietra si pone in una dimensione che deve essere ascoltata. Al suo interno c'è un'armonia segreta, direi anche stereofonica, sonora, ed è la stessa armonia insita nella natura che la individualizza. Il mio compito è quello di ascoltarne la voce, non per imitarla,